amici, questa è la storia di come sono stato scammato per ben 15 euro su Minecraft. Tutto è iniziato quando decisi di andare su Fiverr. Un paio di giorni fa decisi di andare su Fiverr e contattare due pro builder per farmi costruire una casa su Minecraft. Ovviamente dovevo pagarli 10 euro uno e 5 euro l'altro. E ripensandoci bene, beh, avrei preferito non farlo. Dopodiché decisi di contattare un italiano, il quale decise di costruirmi la casa gratuitamente. E beh, che dire, guardate il video fino alla fine perché non avete assolutamente idea di cosa sia successo, purtroppo. Allora amici, come vi avrò detto sicuramente nella intro, ho contattato quei due tipi americani, uno mi ha fatto una casa da 10 euro e una da 5 euro, mentre quella da 0 euro un tizio italiano che ho contattato totalmente a caso mi fa: tranquillo, te la faccio anche gratis, così magari mi metti in un video e magari mi commenta anche, quindi in caso un saluto. E tra l'altro l'unica cosa che gli ho detto di fare è di farmela davanti allo spawn, così almeno non mi mettevo a cercarla, non succedevano, non perdevo tempo e tutte robe varie. Quindi questa è la casa da 10 euro. Immaginate quella da 5, quella da 0, ma vabbè, concentriamoci su questa. Allora, dal fuori è carina, dai, molto carina. Calcolate che io ho pagato 10 euro per sia questo video, e non li riguadagnerò mai nella vita, lacrimuccia che scende, e sia per i 5 euro dell'altro tipo, quindi sono in totale perdita. Ma va bene così, forse. Ma adesso entriamo dentro questa casa, che cos'è? Ok, chiudiamo la porta. Ok, allora, carina l'entrata, 10 euro. Voi ricordate sempre, è una casa da 10 euro. Tappetini ci stanno, fiorellini blu ci sta. E questo coso che non mi convince molto, ma saliamo. Ok, ok, le ceste, c'è dentro qualcosa? Nope. E crafting table, questo? Sni, diciamo che per 10 euro il piano sopra, bella l'idea di un piano sopra, però poteva fare un po' meglio. Sono pur sempre 10 euro, ma vabbè. Comunque, sto notando che sto tizio, ora sarà una coincidenza perché lì ho visto anche dei blocchi blu, fiorellino blu, vetro blu, torce blu, letto blu. Credo che a sto tizio americano gli piaccia il blu. Così, giusto un'impressione mia, tra l'altro anche spade di diamante che ricordano il blu azzurro. E qua vedo delle scale, esatto, con dei blocchi blu, palesemente. Scendiamo, qua non c'è niente, nessun segreto, roba interessante. A voglia te, per 10 euro poteva un attimino sforzarsi. E qua sotto c'è... diciamo che ce ne sono di cose. Io ho sprecato 10 euro a caso. Ok. Allora, l'idea è carina. Cioè, ci sono le torce, strano che non siano blu. Ok. I quadri carini, tra l'altro con questo azzurrino. E i pesci, il laghettino carino. Ma la domanda che mi sorge spontanea è: chi cacchio tiene dei pesci in casa? Ma vabbè, comunque, ma non dei pesci nell'acquario, dei pesci in un laghetto in casa. Vabbè, lasciamo perdere. Carina, sì. Voto da 1 a 10 come gli euro. Quanti soldi avrei dato per questa casa? Non ti avrei dato mai nella vita 10 euro, bensì 3 euro. Quindi è un 3, sei gravemente insufficiente, tanto non capisce l'italiano, quindi possiamo dire quello che vogliamo. Ora colpo di scena, magari capisce l'italiano, speriamo di no. Comunque questa era la casa da 10 euro, calcolate che valuto anche la location, anche se in effetti ho detto io di farla davanti allo spawn, però la location fa un po' vomitare, perché questa gravel fa letteralmente vomitare. Però, dai, vabbè, a me piace l'azzurro, a lui molto di più di me, ma comunque... questa era la casa da 10 euro. Mi immagino quella da 5. Cioè, voglio vedere ora quella da 5. Ci vediamo in quella da 5. Sono stato derubato. Amici, seconda casa che non vedo per ora. Allora, io, guarda, già io ho detto falla davanti allo spawn e non la trovo. Ah, guardate. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, mettiamo il giorno così la possiamo ammirare meglio. L'ha fatta sì davanti allo spawn. Location non incredibile. Vabbè che vedi tutto il bosco. Vediamo da fuori. Allora, la location è già meglio dell'altro, tra molte virgolette. Sì, carina, ok. Location, quella lì era un 2, questa è un 3, solo perché vedi il panorama. E l'entrata... no! Attenzione, ma che cos'è? Ma dai, ma coprimeli almeno. Ma che imbarazzo. Ma che imbarazzo. Mettimi qualcosa nella cesta. Cioè, questa è una casa. Questa non è una casa, è un bunker questo qui. Ma sto tipo non ha capito niente. Cioè, poi ho capito che sti americani sono tutti presi bene per i vari bunker e le varie case bunkerizzate. Però non mi puoi far vivere in un bunker. Cioè, se io volessi dormire... ma dai, che schifo.
Cioè, signori, ora voi nei commenti mi scrivete: uno, quale sarà la casa più bella secondo voi? Se è la prima, la seconda, o voglio vedere la terza. Cioè, io voglio vedere la terza. Finirà in tragedia. E questa 5 euro, ve lo dico, 5 euro, capito? Uno dice, vabbè, non sono tanti. Sì, ma questo lo so fare anch'io. Anche il coso dei pistoni. Si era buggato. Anche il coso dei pistoni, avrà messo due redstone qua sotto e basta. E l'ha collegata così con la torcia, fine. Lo so fare anch'io. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste due case a pagamento. Se quella gratis è più bella di quelle a pagamento, cioè proprio io chiudo il video, vado a piangere per 3 giorni. La casa bunker. Comunque, signori, io non l'ho mai fatto, qui lo dico e qua lo nego. Se questo video, io non le ho mai chiesti mi piace, ma se questo video arriva a 100 mi piace, che so che è fattibilissima come cosa, perché di media io non ve li chiedo e ne raggiungiamo sempre 60-70. Se arriviamo a 100, vado a pagare un'altra persona 20 euro e voglio vedere cosa mi fanno con 20 euro. Voglio proprio vedere cosa mi creano. Dai, ci hanno fregato, ora... Ora ci andiamo a vedere la terza casa. Finirà in tragedia. Finirà in tragedia. Ah, tra l'altro, prima di vedere la casa da 0 euro, c'è la Monument Island 2, che era una mappa survival, che volendo potevamo farlo. Perdono, una mappa CTM. Se volete che inizi la serie, scrivetemelo nei commenti. È carina, ci ho dato un'occhiata. Comunque, signori, mappa da 0 euro. Clicchiamo già. Ok. Guarda, è più bella quella. Sì, guarda, io spero che sia questa. Non voglio andare in quella casa. Ditemi che è questa e ti dico: oh, bravo. Dai, l'hai fatto tu questo villaggio? Non l'hanno fatto i villager, giusto? Giusto? Che cos'è quella cosa? Dio! Allora, la zona bella. Allora, la zona carina. Ti do un su 10. 6. Solo per la zona, però la zona l'ha creata il gioco randomicamente, quindi spero che ci sia sotto un bunker segreto che si espande talmente tanto, ma talmente tanto. Già il cartello che mi dice guarda dietro la casa, dopo. Mi vado a suicidare, è stato un onore. Ma dai, sono stato fregato anche da uno con 0 euro. Con 0 euro, cioè... Io gli ho detto, mi vuoi far sto favore per un video? Sì, sì. Sì, sì, una minchia. C'è più niente? No che non c'è più niente. Non possiamo neanche dormire. Che vita triste. Guarda dietro la casa. Andiamo dietro la casa. Scusa? Ok. Ma? Ok. Sei stato... Sono molto curioso di vedere cosa c'è in quell'ultimo cartello più che le case. Decisamente scammato. Ok, applauso. Ti prego, se stai guardando questo video, scrivimi nei commenti chi sei. Cioè, ti prego, perché io gli ho scritto su Fiverr, non lo conosco. Ti prego, scrivimi nei commenti. Sì, sono io. E lì ti dono il mio canale. Però sei simpatico. Oh, grazie. Vedete che è nata un'amicizia da un tipo a caso? No, sono finiti i cartelli. No. No. No, questo tizio è un idolo. Basta. Sei in pole position per diventare il mio migliore amico. Cioè, per forza. È un genio. Cioè, mi ha fatto uno schifo. Però il suo intento era bravissimo. Applausi. Cioè, uno cosa deve dire se non applausi? Cioè, e quindi io sono stato scammato pesantemente sia da questo, però almeno era gratis, quindi va bene così, sia da quello da 5 euro. Master dell'editing, metto un'immagine da quella da 5 euro, per chi se la fosse dimenticata. Sì, è proprio questa. E in più sono stato scammato anche da quello da 10 euro. Master dell'editing, metti una foto dei 10 euro, per chi se la fosse dimenticata. Dai! Ma che cacchio, però questo è il migliore. Ci sta, ci sta. Cioè, se io devo votarne una migliore, tra i 10 euro, i 5 e gli 0, 0 euro. Cioè, hai stravinto. Quindi, signori, io direi che mi dispiace far finire subito il video. In realtà è durato anche poco, secondo me. Però è andata così. Cioè, non c'era molto da esplorare. Io ho detto, vabbè, in quella da 10 euro esploriamo un casino. Invece no.
Invece no, non c'era niente da esplorare, si è stati scammati. Quindi io direi tranquillamente che si può salvare e uscire per sempre. Cioè io questi mondi per ora li tengo, ma tranquillamente li eliminerò. Fatemi sapere della Monument Island, cancella, quitta tutto di Minecraft, non ne voglio sapere più niente per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, per me è stato un colpo al cuore, ho buttato via 15 euro per niente. Come vi ho detto prima, vi invito a lasciare fino a 100 like, o anche di più se volete superarli, non è un problema. Così vado a spendere altri 20 euro totalmente a caso, money cash bling bling, per fare un altro episodio così e probabilmente farlo finire in tragedia. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. A me non è piaciuto spendere quei soldi e vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15, con un nuovo video e sperando di non essere scammati di nuovo. Alla prossima. Ciao. Non me l'aspettavo.